Buongiorno. Buongiorno. Anche se uscirà di sera, ma diamo il buongiorno perché buongiorno, c'è il sole. Pomeriggio, buonasera. Siamo arrivati ad Aosta. Lui si sta selezionando il punto per ricordarci dove è la macchina, perché... Esatto, perché memoria zero. Intanto sigla. I'm in love with all your lights and your colors. I'm in love with all your nights. But you've kept me far away from my focus. Per la felicità di Alessia siamo ad Aosta per un motivo che avete letto nel titolo sicuramente, sui luoghi della fiction Rocco Schiavone. Aosta ha avuto una grande riqualificazione turistica grazie a questa fiction. Io che sono un grande fan e Alessia vedere questa fiction, perché secondo me è molto bella. Oggi cosa faremo? Visiteremo Aosta attraverso questa fiction. Te non ti interessa niente di tutto quello che faremo oggi? No, io poi c'ho delle mie cose da vedere, che tra l'altro coincidono con alcune location, ma andiamo innanzitutto a esplorare. Come la stragrande maggioranza delle fiction, solo location esterne sono girate nella città di protagonista, il resto ovviamente è quasi totalmente girato negli studi di posa. Ad Aosta è stato girato parecchio, per cui obiettivo che abbiamo puntato è la cattedrale, che chi ha seguito la fiction si ricorderà in varie occasioni. Questa alle mie spalle è la cattedrale di Aosta, dove i più attenti si ricorderanno molte scene con di fondo questa cattedrale. Mettiamo un fotogramma. Io mi sarei fermato anche qua, ma giustamente la Vitale che lo vuole vedere anche dentro, andiamo anche dentro. E anche la Vitale è contenta, per cui proseguiamo con la scoperta dei luoghi della fiction. Facendoci aiutare dal web, abbiamo visto che dove ci siamo fermati nella clip precedente è il cripto, come si chiama? Criptoportico forense. Sono state girate delle scene anche lì, dove spesso Schiavone confabula, fa delle micro riunioni nascoste, se vi ricordate, con i suoi colleghi, e queste volte ad arco, quel tunnel antico che si vede, ecco, è qua sotto. Però abbiamo scoperto che a pagamento è parecchio caro. Anche il teatro, che è un'altra location del film, è a pagamento, ve lo diciamo se dovete venire a vedere. Abbiamo preso il biglietto, quello cumulativo, costa 10 euro all'intero, 8 ridotto se sei studente universitario sotto i 25 anni, come è gratuito. Io non ho pagato, infatti. E si possono vedere 5 cose, di cui 2 adesso sono chiuse per restauri, però il biglietto vale un anno, quindi avete tempo, poi se venite stupiti avete tempo di venire poi di nuovo a ritornare per fruirne. E si possono vedere il teatro romano, il museo archeologico, l'area megalitica, la chiesa paleocristiana di San Lorenzo con un'altra chiesa qua, e appunto il criptoportico. In totale con 10 euro ci sta. Dove mi trovo in questo momento è esattamente dove è stato girato Rocco Schiavone. Le scene dove confabula con i colleghi, diciamo, dove devono essere appunto fatte scene criptiche. Vabbè, una battuta orrenda. Molto, molto bella, merita tantissimo. Nel film risulta molto più scura di quanto non è nella realtà. A differenza mia, che sono qua per vedere quello che ho visto all'interno della fiction, Alessia si sta informando su un po' più la storia. È una struttura che è stata fatta dal primo secolo avanti Cristo e il primo secolo dopo Cristo, e praticamente circondava i due templi romani. Valle d'Aosta è tutta una città romana. Augusta Pretoria, questo lo so perché l'ho letto. No comment. Da un luogo criptico a un altro luogo molto significativo per la fiction di Rocco Schiavone. Però una cosa, sì. Siamo andando dalla parte opposta. Oltre che un luogo di grandissima importanza storica per Aosta, che è il Teatro Romano. In questa location, nel film, Rocco ripercorre i momenti con Marina e i suoi momenti, diciamo, intimi con se stesso. E quindi andiamo a vederlo.
Questa location è vista decine e decine di volte nel film. Quello che fa molto sorridere è il fatto che Giallini porta la sua cagnolina Lupo, si fa le sue passeggiate notturne con una libertà come se questo fosse un posto aperto al pubblico. In realtà è un patrimonio storico, teatro romano, si accede con un biglietto, per cui la bellezza della finzione dei film. Lui qui a qualsiasi ora del giorno e della notte passa in libertà, in realtà è un posto a cui si accede a pagamento, quindi non vi dico altro perché gli appassionati la riconosceranno e faranno i loro dovuti collegamenti. In alcune scene Giallini viene ripreso in mezzo a queste rovine, come se fosse normale sedersi sopra queste rovine. Noi avremmo voluto girare delle clip come Giallini qui, ma se lo facciamo ci arrestano probabilmente. L'arco di Porta Pretoria, uno degli altri luoghi simbolo delle camminate di Rocco Schiavone, e quindi adesso ci passiamo in mezzo alla Rocco Schiavone. Lei tutto questo non capisce nulla. Sta guardando le fate. Sta guardando un negozio di fate. Capirà perché da stasera per la pizza ignorante sul divano. Esatto, proverò a farle vedere la fiction, magari le piacerà. Secondo me sì, essendo amante di Riz, di Stretto, io vado, mi farò sapere. E dopo una velocissima pausa pranzo paninaro onto, volevamo prenderci un caffè nel famoso bar dove Rocco Schiavone prende caffè, ma chiuso. non c'è. Vedete, se voi fate caso, aspetta, questa è la piazza e qui è esattamente dove di solito mettevano i tavolini, e questo qua dietro è il Caffè Nazionale, ma è chiuso. C'è ma non c'è, è in ristrutturazione, c'è, quindi ma non c'è. Niente caffè in quell'angolino lì. Ultima, anzi penultima passeggiata in Aosta per poi andare a chiudere il video nel luogo simbolo della fiction. Ti credo. Nel frattempo noi camminiamo nel via Sant'Anselmo, che è una via vista e stravista della fiction, alla ricerca di un caffè per l'Alessia. Trovato finalmente il caffè, così mi sveglio. Andiamo verso la conclusione di questo video. Adesso andremo su quella più famosa, ovvero la questura, che non è quella vera, perché in realtà la questura è una segheria o qualcosa del genere. Io lo uccido, cioè io sono bianca cadaverica perché sto patendo. Allora, io ti ammazzo. Le informazioni su internet di un sito la davano a Cogni. In realtà e da un'altra parte ad Aosta, quindi abbiamo sbagliato tutto. Vabbè, ci siamo fatti un tour per Cogni. Dove eravamo prima? Io lo ammazzo. Dopo un'ora di macchina, era a 5 km da dove eravamo prima. Siamo andati a Cogni, siamo tornati indietro, l'abbiamo trovato. Questa è la palazzina, ma vi faccio vedere una cosa. Adesso andiamo a esplorare, perché qua dietro ci sono tutti dei tir. Sono tutti dei tir, camerini, camion, gruppi elettrogeni. Sembrano camion di una produzione, quindi potrebbe essere che stanno girando di nuovo la serie. L'ingresso del film dovrebbe essere dall'altro lato. Ci siamo provati a entrare, so se si poteva, mal che vada ci prendiamo i vaffa, perché stiamo davanti alla questura. Là sopra è dove il vicequestore Rocco Schiavone fuma, si nasconde dai suoi sottoposti, e a quanto pare stanno girando i nuovi episodi, perché la scenografia e i camion ci sono. Con lo sfondo della questura qui dico: non ci siamo presi i waffle, che è importante. Se oggi in maniera di protagonismo
Porca miseria. Allora, ma scusa, ma sì, oggi sei un... Hai ragione. Non lo so, che è la tua serie, ok, tutto, però ci sono anch'io, eh. Hai ragione. Che mi fai partire la macchina perché sbaglia a leggere. Abbiamo incontrato un signore che lavora qua, ci ha spiegato che qui c'è, nella realtà c'è una mensa, ci sono varie aziende. Ci ha confermato che stanno facendo la quinta stagione. Sono circa un mese che girano nella città di Aosta, 2 settimane che hanno cominciato le riprese qui nella ricostruzione della questura. E ci diceva che alcune dentro la questura sono fatte qui, che affittano magari un 2 uffici, fanno alcune scene qui, poi tante altre sono fatte invece a Cinecittà. Adesso non posso portarvi, perché io occhio nudo lo vedo, voi non lo potete vedere con la telecamera, ci sono proprio le scale che portano al piano che si vedono nel film. Veramente è la parte interna, è vera, cosa che raramente succede nelle fiction, perché molte volte gli esterni li girano e poi il resto girano a Cinecittà. Qui gran parte della questura è veramente ricostruita dentro questo palazzo. Sì, il video adesso finisce qui. Se il video vi è piaciuto, mettete like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per notifiche. Mi ha detto di chiudere il video in una maniera un po' particolare. Se avete visto la serie, siete dei fan, scrivete o sti cazzi o me coglioni. Perché, esatto, perché chi è arrivato fino a questo punto sa che un pezzo storico di questa fiction è la differenza tra Stigazzi e Megoglioni, girata proprio là. Red Lace è andata sui set di Rocco Schiavone. Stigazzi oppure Megoglioni, decidete voi. Ciao.